Ciao, come state? Benvenuti sul mio canale. Oggi in questo video voglio parlare di quattro errori da evitare se sei appena uscito da un rapporto disfunzionale con un narcisista. Voglio riflettere su questa fase per una maggior comprensione degli stati emotivi. Ma prima di elencarvi i quattro errori da evitare, in questa fase post-rottura, prima di elencarvi i miei consigli, voglio specificare due o tre cose generali. Ci tengo a dirvi questo, tutti noi abbiamo un enorme potenziale, tutti noi siamo dotati con un enorme potenziale, solo che in questa fase, nella fase post-rottura, dopo la fine di un rapporto disfunzionale, il nostro cervello sembra in arresto e secondo me, nella mia opinione, è fondamentale adesso accettare, semplicemente accettare e non porre resistenza, non opporti a quello che succede adesso, perché porre resistenza vuol dire persistenza, che persiste, una cosa che persiste. Voglio evidenziare questo aspetto, soprattutto per chi ha avuto a che fare con un narcisista. Attenzione perché il focus post-rottura sarà quello sul controllo, perciò non sarà facile non porre resistenza in questa fase. E i pensieri saranno questi, ma tornerà da me come l'altra volta, oppure chissà cosa sta pensando, chissà cosa sta facendo, dovrò convincerlo, dovrò convincerla che io sono diversa, che io sono diverso, che posso cambiare, ma finché il focus è sempre sull'altro, non saremo mai felici, non saremo mai sereni. Non troveremo mai la pace finché non si impara qual è la differenza tra quello che posso cambiare e quello che non posso cambiare. Non possiamo essere felici, non possiamo essere sereni. Ecco perché un'altra cosa, oltre all'accettazione di questa situazione, oltre all'accettazione che ci sia una fine, per fortuna, soprattutto perché sei stato coinvolto in un rapporto disfunzionale. Un'altra cosa è avere un obiettivo, perché in un rapporto del genere sei sempre stato abituato a reagire sempre, ma è fondamentale avere un tuo obiettivo, soprattutto adesso, soprattutto in questa fase, perché hai bisogno di aver qualcosa di tuo, di aver controllo su qualcosa, di poter controllare qualcosa. E cosa possiamo controllare se non le cose che appartengono a noi, le cose che decidiamo noi? È fondamentale adesso prendere in mano qualcosa di tuo. Ed ecco, entro già nel tema e vi dico il mio primo consiglio. Il primo errore da evitare, nella mia opinione, è questo, soprattutto in questa fase acuta, diciamo. Subito post rottura, non mettere la tua vita privata sui social, gli eventi, non so, della tua vita, le cose belle che esci con gli amici, che ti fai vedere, non farlo, soprattutto adesso, in questa fase. Tieniti la tua, quel poco di pace guadagnato, tienitelo per te, perché il narcisista, cari miei, è intollerante alla tua felicità. È allergico. Non può tollerare nemmeno il dubbio che tu possa essere felice. Perciò in questa fase in cui forse non sei ancora del tutto pronto a dire un no assoluto ad un eventuale suo ritorno, non esporti troppo. Tieni per te questa serenità guadagnata. Il secondo mio consiglio, il secondo errore, secondo me, da evitare in questa fase immediata è non perdonare velocemente, non perdonare facilmente adesso, soprattutto. Perché quando se ne esce fuori da un rapporto disfunzionale, sei confuso, ti senti usato, abusato, frustrato, arrabbiato, ti dai delle colpe, dici come ho fatto a rimanere così tanto, oppure ho fatto un sacco di errori, perciò hai dei sensi di colpa, ti assumi delle responsabilità, ti senti confuso, non sei vigile, non sei lucido. E dalla mia esperienza, chi perdona con troppa facilità, chi dimentica facilmente, soprattutto in questa fase, rischia, il rischio è doppio che può essere ferito nuovamente. Perciò vi faccio un esempio. Avete presente l'immagine del gatto e del pesciolino rosso che è nel vaso sul tavolo?
Il gatto è capace a perdersi via un intero pomeriggio a guardare i scatti del pesce all'interno del vaso. E succede che il gatto, non so, butta giù il vaso, vero? Beve l'acqua dal vaso e tu puoi educare quanto vuoi. O magari puoi comprare un altro pesciolino, ma se lo metti il vaso nello stesso posto, ma anche se tu educhi il gatto a non mangiare il pesciolino, non buttare l'acqua, non buttare il vaso per terra, non bere l'acqua del vaso, è inutile perché la sua natura è questa. Hanno questa imponente necessità che i loro bisogni vengono soddisfatti comunque, ovunque, subito, indipendentemente da come tu ti senti. Non importa come rimani tu, che rimani male, che ti ha fatto male, che ti sei sentita umiliata, che ti sei sentita svalutata, non importa, non hanno empatia, non possono mettersi nei tuoi panni, non hanno questa capacità. Sì, magari ti dicono che sono dispiaciuti, ma è una recita. Perciò sì, possiamo educare quanto vogliamo il gatto a non mangiare il pesciolino rosso, a non buttare giù per terra il vaso, ma non possiamo responsabilizzarlo se le diamo un'altra chance. Succederà la stessa cosa perché è la sua natura. Perciò in questa fase è molto importante avere dei alleati e uno dei alleati più importanti è il diario. Il diario personale, dove lì scrivi e scrivi, soprattutto in questa fase è molto importante scrivere tutto quello che è successo, come ti senti. È fondamentale questo. Uno, perché hai bisogno di un amico, hai bisogno di sfogare i tuoi pensieri, la tua rabbia, la frustrazione. Perciò scrivi, è importante questo adesso, in questa fase, ma anche un domani, quando dovrai leggere per renderti conto anche del progresso fatto. Ed ecco, passiamo al terzo consiglio, passo al terzo errore da evitare, che è la gestione del rimpianto. Non c'è una persona che non dicesse questo: quanto sono dispiaciuta, quanto sono triste, quanto sono arrabbiato con me stesso perché sono rimasta così tanti anni. Ho buttato 10 anni della mia vita con questa persona, ho 30 anni, ho 40 anni in questa azienda dove mi sono sentito spesso umiliato, isolato, abusato. Non è facile accettare, non è facile gestire questi sentimenti, soprattutto quando sai che hai avuto a che fare con una persona che non aveva semplicemente un brutto carattere. E io dico, so benissimo cosa si perde quando hai a che fare con dei comportamenti del genere, quando vivi vicino ad una persona così. Quando vivi in un rapporto disfunzionale, so cosa si perde la serenità, si perde la pace, si perde la felicità, perdi la tua felicità, non ti preoccupi più per te, non esisti più, so cosa si perde, perdi di vista i tuoi obiettivi, il tuo focus, perdi l'amore che hai per te stesso, però vi dico, è comunque vita vissuta, è comunque la tua vita che hai vissuto e chi è stato in un rapporto disfunzionale sviluppa comunque tante capacità, resilienza, più saggezza, più sensibilità, pazienza, anche problem solving, più empatia. Poi ci sono delle coppie che magari hanno anche dei figli e questo è un bene perché vedi che comunque i figli sono grandi, sono realizzati, hanno le loro vite, sono felici, sono autonomi. Perciò non investire, non controllare il passato. Non possiamo controllare il passato, non possiamo vivere nel passato, ma bisogna vivere nell'oggi, bisogna costruire il nostro futuro. Non è mai tardi per riprendere in mano la propria vita, non è mai tardi per far qualcosa per se stessi. E vi dico ancora di più, quando se ne esce fuori da un rapporto del genere, vedi la vita con occhi diversi, è tutto più limpido, hai un occhio più critico. Vedi da lontano certe situazioni. Non sprechi più tempo e energie in quella direzione. Non sprechi più denaro in caramelle, borse, scarpe. E inizi ad amarti di più. Inizi ad aver rispetto per te stesso. Inizi ad aver rispetto per il tuo tempo. E
Ed ecco perché in questa fase aver continue ruminazioni, continui pensieri ricorrenti, domande, domande senza fine, avere dei dubbi, nessuno ti risponde, non conosci le risposte, ti viene da chiamarlo perché ho buttato anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni in questa azienda, in questa relazione. È questa perdita di tempo. È questa la vera perdita di tempo, perché adesso sei tu che puoi agire, sei tu che puoi controllare. In questa fase, nel momento presente, sei tu che hai il controllo, sei tu che decidi di vivere nel passato o di costruire il tuo futuro diverso. Il quarto errore da evitare è tenersi in contatto con i familiari, amici in comune, ex colleghi, ex compagni. Non va tanto bene perché stare in contatto, tenersi in contatto con queste persone in comune, che avevate in comune dopo la rottura, dopo la fine di un rapporto disfunzionale, è come essere imprigionati perché in qualche modo ti crei ancora delle aspettative, anche se non lo vuoi accettare. Ma in questa fase è molto importante tagliare tutti i ponti. Non hai bisogno di questo perché non si progredisce. Ti illudi che magari tutto può tornare come prima, o comunque non va bene. Non va bene nemmeno controllare il status, non so, sui social degli amici, del fratello, del padre, dell'amico, della fidanzata. Non ti fa progredire, non ti fa evolvere, non ti fa andare avanti. E magari un domani torna anche, ma è una questione di controllo. Non mica vuole avere una relazione, e credetemi che succede in tanti casi che il narcisista torna e gira intorno alla persona che nonostante sia sposata, che nonostante sia felice in un altro rapporto, comunque provoca, comunque torna e in qualche modo si fa sentire. Ma se tu stai ferma sulla tua posizione e la tua risposta è sempre no, il messaggio che arriva, sapete qual è? Io sto bene senza te. Io ho una vita felice senza di te. Guardami se vuoi. Non mi oppongo. Vedi, ho un rapporto felice con questa persona. Il problema sei tu. Il messaggio che arriva è proprio questo. Ed ecco perché vi dico, è fondamentale in questa fase cancellare, tagliare i ponti per sempre. E concludo qui il mio video dicendovi questo: in questa fase è importante avere il diario e scrivi lì tutto, i tuoi pianti, ricordati la tua esasperazione, i suoi silenzi, la sua indifferenza totale, le umiliazioni, scrivili tutto e vai avanti. È molto importante andare avanti, si può sempre andare avanti. Forse con il tempo capirai che questi consigli sono preziosi. Capirai con il tempo. Adesso via, aria, apri la finestra e respira. E grazie davvero di cuore che siete con me e grazie che siete stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto questo tema, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto ancora. Fatemi sapere la vostra opinione su questo tema e ci vediamo presto.